Trapani, ex comunitario ospite di un centro d'accoglienza, va in escandescenza, arrestato dalla polizia. Trapani e provincia, Capodanno all'insegna della neve con i fiocchi bianchi e tanti disagi. Erice, scoppia incendio in un appartamento, perde la vita un pensionato di 92 anni. Marsala, violenta rissa a Sappusi, arrestato un uomo e denunciate altre due persone. Mazara, aperto e battenti questa mattina il convegno diocesano. Benvenuti alla prima edizione del 2015 del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. Un 92enne di Erice è morto a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione, i particolari nel servizio. Notte di Capodanno tragica per un 92enne di Erice deceduto all'interno della propria abitazione a causa di un incendio. Quello che sembra essere un vero e proprio incidente si è verificato attorno a mezzanotte al quarto piano di una palazzina in via Niccolò Rodorico del quartiere San Giuliano. La vittima si chiamava Carmelo Riccobone e secondo quanto accertato fino a questo momento sarebbe morto per un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. L'uomo si trovava in casa assieme alle figlie anche se in un'altra stanza. Le donne hanno raccontato ai carabinieri della stazione di Borgo Annunziata intervenuti sul posto che hanno sentito un forte boato a seguito del quale si sarebbero sviluppate le fiamme. Un incendio che non avrebbe lasciato scampo al 92enne, invalido e non deambulante. A dare l'allarme sono state le stesse figlie della vittima. Oltre ai militari dell'arma, in via Rodolico sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e gli operatori del 118 che altro non hanno potuto fare se non constatare il decesso dello sfortunato pensionato ericino. L'immobile che ha riportato ingenti danni è stato successivamente dichiarato inagibile. Anche nell'ultimo giorno del 2014 si è verificato purtroppo un incidente stradale mortale in provincia di Trapani. Un muratore di 35 anni è deceduto lungo la strada statale 115 nel tratto compreso tra Mazara e Marsala all'altezza di Strasatti. La vittima si chiamava Biagio Aleci, viaggiava a bordo della sua Mercedes che per cause ancora in fase d'accertamento si è scontrata con un autocarro. L'uomo è morto durante il trasporto in ambulanza all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. La polizia di Trapani ha arrestato un ex comunitario ospite in un centro di accoglienza il servizio. Momenti di panico stamattina all'interno del centro d'accoglienza Residence Marino di Trapani. Attorno alle 10 uno degli extracomunitari ospiti nella struttura è andato in incandescenza danneggiando vari suppellettili ed attrezzature elettroniche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura di Trapani a seguito di numerose segnalazioni pervenute al 113. Alla vista delle forze dell'ordine però l'extracomunitario si è scagliato contro i poliziotti provocando ad uno di loro lesioni personali. Poco dopo però l'uomo è stato bloccato e tratto in arresto per i reati di resistenza e lesione a pubblico ufficiale nonché di danneggiamento a cose pubbliche. Per l'agente ferito è stato necessario fare il ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani dove i medici lo hanno giudicato guaribile in 5 giorni. In manette è finito il 24enne Damsing Yoa, che dopo l'arresto è stato condotto nelle camere di sicurezza della questura trapanese in attesa dell'udienza di convalida e del processo che verrà celebrato con rito direttissimo. Il giovane è arrivato poco tempo fa in Italia ed è uno dei tanti richiedenti asilo politico sbarcati in Sicilia. Alla base della spuriata dell'extracomunitario ci sarebbero stati futili motivi. Un arresto e due denunce sono state eseguite dai carabinieri di Marsala per una rissa scoppiata a Sappusi la sera del 29 dicembre scorso. Il servizio. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Marsala hanno arrestato nei giorni scorsi il 38enne marsalese Giuseppe Marino. L'uomo è finito in manetta a seguito di una rissa scoppiata nel quartiere Sappusi a Marsala e nella quale sono rimaste coinvolte complessivamente 4 persone. È stato lo stesso Marino a presentarsi in caserma dopo aver ferito in maniera grave una persona con un coltello.
L'uomo deve ora rispondere del reato di lesioni. Sul posto della rissa i militari dell'arma hanno trovato la moglie dell'arrestato ed il fratello minore del ferito, quest'ultimo nel frattempo trasportato d'urgenza prima all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala e poi in una struttura ospedaliera di Palermo, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il 38enne invece si era allontanato dal luogo della rissa, salvo poi presentarsi spontaneamente al comando dei carabinieri. Alla base della lite, come accertato dai militari dell'arma, ci sarebbero stati futili motivi. Oltre ad arrestare Giuseppe Marino, i carabinieri hanno anche denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria per rissa la donna ed il fratello del ferito. L'arresto di Marino è stato convalidato l'altro ieri dalla GIP di Marsala, che ha disposto nei confronti dell'uomo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'amministrazione comunale di Mazara rende noto che è stato pubblicato nell'albo pretorio online l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di concessione del bonus figlio 2014. Si procederà alla redazione di due graduatorie, una per i nati dal 1 gennaio al 30 giugno 2014 e l'altra per i nati dal 1 luglio al 31 dicembre 2014. Per i nati nel primo semestre la scadenza di presentazione delle domande è il 31 gennaio. Per i nati nel secondo semestre le domande vanno presentate invece entro il 28 febbraio. Il modello della domanda, oltre che online, si può ritirare presso l'ufficio servizi sociali di via Giotto. Capodanno all'insegna della neve nei vari comuni della provincia di Trapani, il servizio. Così come anticipato dalle previsioni del meteo, è stato un capodanno all'insegna della neve in provincia di Trapani. Neve caduta in lungo ed in largo su tutto il territorio, da Mazara d'Alcamo, da Salema a Calatafimi, da Vita al capoluogo, passando per Marsala e le isole minori, trasformando le città in veri e propri scenari mai visti o quasi in queste zone. I fiocchi sono caduti soprattutto l'ultimo giorno dell'anno, coprendo di bianco le montagne, le colline, le tette delle case, le strade e fino anche le spiagge, come nel caso di Tonnarella a Mazara del Vallo. Uno spettacolo incredibile, insomma, che non si verificava da anni. Una nevicata intensa che ha fatto la felicità soprattutto dei più piccoli, ma che ovviamente ha creato notevoli disagi a partire dalla circolazione stradale e ferroviaria. Lunghe code di auto si sono create sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo all'altezza dello svincolo di Alcamo Est e lungo la diramazione per Trapani. Disagi si sono verificati anche nella circolazione cittadina, con le auto in alcuni casi ingovernabili, svariati incidenti per fortuna non gravi che si sono verificati per esempio ad Alcamo. Ed ancora festeggiamenti del 31 dicembre saltati e cenoni annullati, persone che in alcuni comuni hanno avuto notevoli difficoltà ad uscire dalla propria abitazione. Sui social network fioccano le foto sulla eccezionale nevicata dell'altro ieri. Spettacolari le istantanee scattate a Mazara, dove sia la spiaggia di Tonnarella che la spiaggetta in città si sono colorate di bianco. Innevate anche le campagne circostanti. È stato insomma un capodanno che difficilmente si scorderà e chissà quanto tempo dovrà passare ancora per rivedere così tanta neve. Ed è stato spostato a lunedì prossimo lo spettacolo con l'orchestra Luna Rossa in programma La Notte di Capodanno nell'ambito della manifestazione Erice Natale. Lo spettacolo si terrà in Piazza della Loggia alle 21. Confermati gli appuntamenti di domani e di domenica, fino al 6 gennaio saranno ancora visitabili i presepi e i mercatini di Natale. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Con decreto del dirigente generale dell'assessorato regionale alla salute è stata concessa l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio delle attività trasfusionali alla struttura dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, lo rende noto l'ASP di Trapani. Sono state prorogate inoltre al 30 giugno le convenzioni dell'azienda sanitaria trapanese con le associazioni di donatori. Si è aperto questa mattina presso la cattedrale di Mazara del Vallo il convegno diocesano sul tema La Chiesa, famiglia per comprendere l'uomo. Durante i lavori di oggi il vescovo Monsignor Domenico Mogavero ha presentato la visita pastorale del 2015. Il convegno proseguirà nel pomeriggio e poi domani al Teatro Rivoli, ma sentiamo al nostro microfono Monsignor Mogavero. Quale riflessione deve venire fuori dal tema del convegno diocesano? Uno sguardo innanzitutto alla nostra Chiesa, perché si caratterizza sempre di più come una Chiesa famiglia di famiglie, nella quale
la stima, l'affetto, l'accoglienza e il dialogo siano dimensioni fondamentali e costitutive. È uno sguardo all'esterno, perché il nuovo umanesimo al quale ci invita a riflettere il convegno di Firenze, che sarà celebrato in questo autunno, possa farci rendere consapevoli che questo bene che scopriamo al nostro interno dobbiamo diffonderlo soprattutto in questo nostro mare, che è una culla di umanesimi, di fedi, di storia, di cultura, che ha bisogno di essere rianimato perché possa rispondere nelle vicissitudini concrete alle quali deve far fronte a questa sua particolarissima vocazione di accoglienza, di dialogo, di pace, di solidarietà fra i popoli. Oggi anche l'annuncio della visita pastorale per il 2015. La visita pastorale è un momento importante nella vita di una Chiesa, perché dice la prossimità più diretta e più globale del Vescovo alle diverse realtà, condividendo la vita, le fatiche, le esperienze, lo sguardo promozionale delle nostre comunità, alle quali mi associerò proprio per conoscerle meglio e più da vicino, per farmi conoscere meglio, per consentire a chiunque non abbia avuto fin qui la possibilità anche di accostarmi personalmente. Un nuovo centenario a Marsala, si tratta di Tommaso Maggio, residente in contrada Scacciaiazzo, che è stato festeggiato ieri sera dai familiari e dal comune, che ha consegnato al neo centenario una targa ricordo attraverso il presidente del consesso civico, il tibetano Vincenzo Sturiano. Sale così a quota 31 la lista dei marsalesi che hanno raggiunto e superato il secolo di vita. Verrà inaugurata questo pomeriggio a Salemi l'esposizione fotografica intitolata Ubi Societas Ibi Incuria. Il taglio del nastro avverrà alle 17.30 presso il centro Kim. L'iniziativa è promossa dalla locale associazione Giovani. Questa sera alle 21, tradizionale concerto di Natale della Corale Spesalvi. L'appuntamento è a partire dalle 21 presso la Chiesa Madre di Paceco. Per l'occasione si esibiranno i soprani Daniela Barbara e Jessica Lamantia, studenti del Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani, nella classe di canto lirico del maestro Pietro Ballo. Il concerto è giunto alla sesta edizione. Sport, calcio, dovrebbero riprendere oggi gli allenamenti del Mazzara in vista dell'impegno in campionato di domenica prossima fuori casa contro la San Cataldese. Il condizionale però è d'obbligo, visto considerato che Lino Vaccara non è ancora disponibile. Mister Nicola Terranova, le cui dimissioni sono state respinte dalla società, sta cercando una soluzione, l'ennesima, per ovviare ai disagi con i quali il sodalizio canarino è costretto a convivere da inizio stagione. Intanto, dopo il botta e risposta dei giorni scorsi, sembra essere tornato il sereno tra l'amministrazione comunale e la società canarina. E chiudiamo con la nota di calcio giovanile. Si terrà questo pomeriggio ad Alcamo la tradizionale sfilata con tutti i giovani calciatori partecipanti alla 28ª edizione del trofeo internazionale Costa Gaia, che prenderà il via ufficialmente domani mattina. La sfilata prenderà il via alle 16.30 in via Letaglia e si concluderà in piazza Ciullo. Da domani poi in campo i calciatori delle categorie esordienti e Pulcini Elite, nonché quelli delle categorie Pulcini 2004, 2005 e 2006. Siamo arrivati al termine del TG Vallo, grazie per averci seguito, arrivederci.